Incidente nel siderurgico di Taranto ieri, sarebbe stata una scarica elettrica a provocare le ustioni riportate al volto, al petto e ad una spalla del 23enne brindisino Emanuele Birtolo, dipendente di una ditta dell'appalto dell'Ilva, mentre stava effettuando attività di pulizia e manutenzione nell'area del laminatoio a freddo LAF dello stabilimento tarantino. Dal contatto della parte metallica di un pennello che il giovane stava utilizzando per spolverare un quadro elettrico sarebbe scaturito un cortocircuito. La scarica ha investito il 23enne, soccorso e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata dopo essere passato dall'infermeria dell'azienda. Le condizioni dell'operaio sono state giudicate non gravi dal personale sanitario. L'Ilva intanto ha sospeso le attività della ditta appaltatrice di cui Birtolo è dipendente. Gli ispettori del lavoro cercano di ricostruire la dinamica dell'episodio.